lutto nel mondo della psicologia. È appena mancato da questa notte quello che è probabilmente il più famoso, il più rinomato tra gli psicologi del Novecento. Mi riferisco specificamente ad Hugh Hefner, detto Hef, il quale era il fondatore, proprietario, presidente e così via di Playboy, la famosa rivista di costume di grande successo, è arrivata a fare 7 milioni di copie. E vediamo meglio perché merita un necrologio psicologico. Hugh Hefner si è laureato in psicologia nel 1949 alla Università dell'Illinois, University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana-Campagne, quella importante sede di studi semeiotici, molto famosa, dove andava sempre Umberto Eco, e si è appunto laureato in psicologia. Questa è la sua laurea, l'unica che abbia avuto. Poi ha fatto anche altri studi, di specie di master, di approfondimento su temi letterari, su temi creativi. Era fondamentalmente uno scrittore giornalista, Hefner, però psicologo a tutti gli effetti. Ora, il nostro Hefner è una figura relativamente controversa, in quanto questa sua produzione di Playboy e di tutta una serie di altre cose che ha fatto lo hanno messo in cattiva luce dal punto di vista di molte forme di integralismo. Per certi versi era considerato una figura diabolica, cioè era molto osteggiato da gruppi religiosi fortemente moralistici, i quali vedevano in questa sua presentazione delle donne in una dimensione che all'epoca, il Playboy viene fondato nel 1953, quindi in tempi lontanissimi, il fatto di presentare delle donne poco vestite appariva straordinario. È bene sottolineare che le donne poco vestite si presentavano loro, non è che lui le costringesse, quindi la cosa è sempre stata un po' ambigua. Comunque ne hanno anche parlato molto male. È stato anche oggetto di forti critiche da parte di altre forme di integralismo. Quelle religiose sono considerate più di destra, altre considerate più di sinistra, per quel che valgono queste espressioni, in quanto si diceva che la sua presentazione delle donne era appunto, sempre attribuendo a lui la presentazione, non alle donne, il fatto di presentarsi da sole. Alcune migliaia di signore sono state su Playboy, di loro iniziativa almeno apparentemente, e comunque che la sua complicità con queste donne, diciamo, le faceva sì che si presentassero in un modo considerato della donna oggetto e così via. Il lavoro di Hefner, che è stato un lavoro, la sua rivista era definita una rivista lifestyle, cioè dove la componente psicologica non era particolarmente presente nel senso accademico, scientifico, sperimentale del termine, ma dove certamente il modo di raccontare i costumi e di modificarli, cioè di proporne una visione diversa, era assai presente. Sarà utile ricordare che la rivista Playboy per il 95% era di testo, non di fotografie, che erano le cose che i soggetti critici vedevano di più. E su Playboy sono comparse interviste praticamente a tutti i grandi personaggi intellettuali della intellettuali in genere importanti della seconda metà del Novecento negli Stati Uniti, da Martin Luther King a Steve Jobs, tanto per dire, ancora in crescita, non quando erano diventati già famosissimi. Hanno scritto testi originali apposta per Playboy personaggi del calibro di Marquez, quello di Cent'anni di solitudine, di per esempio Kerouac, cioè Kerouac, quello di On the Road, e tanti altri autori, di Ray Bradbury e così via, tanti altri che hanno scritto apposta. Allora, questa sua attività consistente nel produrre una rivista e tutta una serie di attività collaterali che ruotavano molto attorno alla bellezza femminile, diciamo che è un
discutibile da alcuni, ma secondo altri anche apprezzabile, in particolare in base alle interviste che hanno rilasciato diverse di queste migliaia di donne che si sono presentate su Playboy. Beh, sembravano orgogliose di questo. Io non lo so, magari è una buona idea, magari non è una buona idea. Se loro erano contente, non vedo perché io dovrei dire che loro in realtà erano alienate, non capivano, insomma, il pretendere di essere superiori a chi faceva queste scelte. Penso che Hefner abbia servito a una evoluzione del costume e a favorire il ridursi, mettiamola così, di tanti patemi relativi al sesso in una misura probabilmente assai maggiore di quello che hanno potuto fare Wilhelm Reich con la sua presunta rivoluzione sessuale, piuttosto che tanti colleghi psicologi sicuramente apprezzabili, talvolta bravissimi, talaltra piuttosto noiosi nei loro discorsi, in cui spiegano come bisogna fare, il sesso è così, deve essere cos'ha, bisogna qui, bisogna là. Il nostro è stato più tranquillo, più con una linea di testimonianza di un certo stile, di un certo modo di immaginare le relazioni tra persone. Mi è anche capitato più volte di dire, quando qualche laureata, qualche collega, giovane collega che si era laureata con me, mi ha chiesto ma cosa può fare una psicologa nella vita, mi è capitato proprio di citare Hefner suggerendo potresti fare la giornalista, potresti fondare una tua rivista lifestyle, cioè una rivista di costume, una rivista che tratta temi anche psicologici. Certo, non è una rivista scientifica di psicologia, anche se sono convinto che molti miei colleghi e colleghe anche l'hanno seguita con molto entusiasmo, almeno in talune circostanze. Però potresti fare anche tu qualche cosa di questo tipo, intervenire con una competenza psicologica a trattare temi di costume. Potrebbe essere un'ottima idea, e ci sono tra l'altro diversi esempi di psicologi giornalisti, anche settori diversi da questo. Io ho sempre avuto una certa simpatia nei confronti del collega Hefner, sono contento tutto sommato di appartenere alla stessa categoria professionale, lui era uno psicologo, e mi dispiace che sia morto, quindi lo voglio ricordare per un attimo. E non lo so, mi viene da dire qualcosa tipo ciao, hug o F, e magari ci troveremo nell'aldilà, potrebbe non essere male.